Nella seconda sala del primo piano del Museo dei Cappuccini è esposta una tela in elegante cornice intagliata e dorata, entrata a far parte del patrimonio dei frati Cappuccini di Lombardia nel 1967, in seguito a lascito testamentario e proveniente da una collezione privata milanese. Affiancato da altre natività collocate tra XV e XVII secolo, questo dipinto rappresenta l'Epifania del Signore nella scena dell'adorazione dei Magi, venuti dall'Oriente presso la Sacra Famiglia a Betlemme. Per rendere al meglio ed enfatizzare l'andamento dei potenti che si inginocchiano umilmente presso il bambino Gesù, all'originaria composizione simmetrica ben presto si preferì spostare da un lato il punto focale della scena. Una scelta che favoriva decisamente il senso del movimento. L'opera, attribuita all'artista vicentino Alessandro Maganza, risente dell'influenza di pittori a lui contemporanei come Bassano e forse ancor di più il Veronese, di cui sembra riprendere in parte l'impostazione delle figure e nello specifico la definizione dei tessuti. Il bimbo in braccio alla Vergine Madre accoglie l'omaggio dei sapienti, mentre la figura di San Giuseppe, posto di spalle a margine della scena, visibilmente anziano, assolve alla tradizionale funzione di custode silenzioso. Alle spalle di Maria, come spesso è visibile in altre adorazioni dei Magi coeve, si riconosce il fusto di una colonna mozzata, simbolo ricorrente del mondo pagano che si disgrega alla nascita dell'era cristiana. E tra la colonna e il pilastro si affaccia curioso un giovane, un osservatore frutto della fantasia del pittore, che completa la descrizione della numerosa carovana venuta ad omaggiare il Salvatore. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Le parole del profeta Isaia descrivono in effetti un'imponente carovana che giunge in corteo presso la casa. Il Maganza rispetta la fonte e inserisce due musi di camelidi, lasciando trasparire qualche difficoltà di rappresentazione di animali esotici. Così non è per quel bel muso di cavallo trattenuto da un palafreniere con copricapo a turbante. I magi, riccamente abbigliati di età e etnie diverse, rappresentano l'età dell'uomo e i popoli della terra originati dai figli di Noè, Sem, Cam e Yafet. Accompagnati da giovani paggi, recano in dono a Gesù oro, incenso e mirra. Lo riconoscono quindi come vero re, vero Dio e vero uomo.